una carta del corso Sì, io l'ho firmata, quindi ci dovrebbe essere. Allora, del Presidente, progetto di bilancio dell'esercizio 2014 di infrastruttura, recupero energia, Agenzia regionale Ligure, IRE. Il bilancio di IRE, c'è l'assemblea questa mattina, quindi comunichiamo subito che Corrigiamo se è stata fatta. è stato approvato. Va bene. Allora, Allora adesso fatto il quello è punto per il stato. quarto. Allora, la numero 8 del vicepresidente, individuazione centri prescrittori medicinali Axviera e Dietirax, per Numero 9, il vicepresidente, avis provinciale di Genova, accreditamento unità di raccolta fissa di sangue, via Marzi del Cortile, Santa Margherita. Numero 10 del vicepresidente, piano regionale della prevenzione 2014-2018, sviluppo. Numero 11, assessore Cascino, comune di Vado Ligure, conferente di servizi, ex articolo 10, legge regionale 10, per ampliamento attività in via Vecciva, in variante al vigente piano regolatore. Numero 12, assessore Cucinelli, VAS, ex legge regionale 32-2012, aggiornamento del piano energetico regionale PEA, privato, positivo, Ahimè. compensazione. Numero 13, Parere positivo motivato con prescrizione al piano energetico regionale. Ahimè. Non prescrizione. Numero 13, depennata. Numero 14, assessore Rossetti. Variazioni per euro 3.557.088,48 al bilancio 2015, ai sensi dell'articolo 6 della legge 42, Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione. Numero 15, assessore Rossetti, vicepresidente. Decreto del direttore dell'Agenzia regionale per la protezione, ARPA, il bilancio dell'esercizio. La 16, esatto, perché ARPA, e idem Allora, del Presidente, concessione del patrocinio di quell'uomo della Regione. Assessore Vesco, affidamento ad Arsen Liguria nella prosecuzione delle attività istituzionali di comunicazione stampa a valere sui siti POCRO FSE 2007-2013, impegno di spesa di euro 63.900. Cosa? Qua dell'assessore Vesco va bene, di Arcel è un affidamento ad Arcel. Poi assessore Rossetti, prelevamento dal fondo rischi e spese legali del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015, euro 47.705, terzo provvedimento. E poi invece dell'assessore Rossetti, delle variazioni per euro 50.000 al bilancio 2015, contributi per la tutela e salvaguardia degli alberi monumentali, settimo provvedimento. Poi approvazione dell'assessore Vesco e Rossetti. Approvazione degli esiti della procedura, la facciamo un attimo dopo, che non c'è. Allora, dell'assessore Rossetti, variazione, quella che ho già detto perché era insieme, poi dell'assessore Rossetti, convalida di parere del decreto del segretario generale numero 5 del 2015. Poi, assessori Vesco e Rossetti, approvazione dei limiti della procedura di selezione, ammissione a finanziamento dei progetti per l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego, in risposta all'invito a valere sul POF FSE 2014-2020. Sì, sono quelle bande che avevamo fatto, mettiamo a disposizione della provincia e città metropolitana i soldi per la gestione. Sì,
Poi dell'assessore Rossetti, variazioni al bilancio 2015, fondo per le politiche giovanili, sesto provvedimento. Poi qua ci sono queste delibere che sono tutte delle prese d'atto dell'assessore Rossetti, poi sono a firma congiunta, quindi con l'assessore, questa con l'assessore Rambaudi, quindi presa d'atto del bilancio di esercizio dell'azienda pubblica di servizi alla persona, ospedale di Sant'Antonio del Sassello e casa di riposo Suarez. C'è l'assessore, allora, presidente. Questa idem. Questo è Rambaudi. Rambaudi, in questi giorni. E poi un altro invece è sempre preadatto bilancio dell'azienda pubblica di servizi alla persona, casa di riposo e pensionato di Imperia. Poi un altro invece, sempre una presa d'atto dell'azienda pubblica di servizi alla persona di Spezia, sempre firma congiunta, no? C'è la firma. Poi abbiamo poi un'ordinanza dell'assessore Rossetti, ordinanza del direttore generale dell'ARSL Liguria relativa al bilancio di esercizio e a firma congiunta anche assessore di Rai Tesco. Poi dell'assessore Paita, un'integrazione alla deliberazione 742, linee guida e procedure per la formazione del volontariato di protezione civile, deroga al corso base di protezione civile. Le province e poi alla fine poi allora del presidente e assessore Paita e Rossetti, approvazione schema di accordo ai sensi della legge regionale 15 del 2015 tra regione Liguria ARSA, l'agenzia in Liguria, provincia della Spezia per il trasferimento del personale, dei beni e delle risorse finanziarie e altre disposizioni conseguenti. Allora, noi siamo andare per prima, oggi perché ci sono la prima delle per la dotazione organica che sta crescendo. Allora, noi riusciamo oggi a chiudere gli accordi con due province, quattro, di Rai, Spezia e Imperia. Imperia abbiamo fatto in pochissimo tempo, da altro precedente, le fermate, quindi questo è noi. Chiudiamo senza contenzioni, direi, no? Abbiamo nulla che rileva delle province, non c'è neanche uno che rimane a casa, neanche dei precari. Siamo contatti mercoledì, devo dire che sono molto contenti. I precari vengono rinnovati lo schema di giorno che poi vengono aria lì. Vengono rinnovati dalle province sostanzialmente fino a 31. Ma già iniziamo a farci un carico di inserimento, anche se rimangono in personale loro. E poi si deve avviare una procedura, un bando, avviarsi, no? Per avere informazioni. Sostanzialmente che questa procedura per consente di farli venire da noi, non fisicamente, di domani in persona, ma fisicamente. Dal 1 gennaio. In poi si potranno cominciare a fare stabilizzazione a condizione che ogni persona utilizzi faccia un concorso in parte aperto e in parte riservato per il doppio del corso di stabilizzazione 2 per 4 di più. Quando è arrivata la mia parola, no? Sì. La foglia riguarda tutto, funzioni, personale, competitori, patrimonio. Patrimonio, tutti i beni sia immobili che mobili. Quindi per quest'anno siamo sicuramente a posto. Poi è chiaro che molto dipenderà dalla stabilità del 2016, perché se si interviene con il corso
La mica parte qua a funzionare, del bando qua. Vabbè, poi altre ne prende uno, sentite ne prende, no? Giusto? Sempre, no? Sì, bisogna anche tutti quelli che hanno bisogno di personale, li prendono da lì. Spesso mi sembrava un problema, una cosa marginale. E loro, come andate in pensione di tutto il gruppo dirigente della provincia, avevano sofferto utilizzando fino a fine anno Ferrarini del canale di Menso. E 60 questo mi dicono che il settore rimane in estrema difficoltà. Lui è al canale Lonezzo, quindi non è un problema di persone che non hanno. Se riusciamo, perché il problema qual è? Che in questo momento la circolare Madia ha bloccato qualsiasi tipo di mobilità, qualsiasi tipo di contratto che non sia. Quindi bisogna capire se noi possiamo fare una convenzione col canale lunense che ci crede. Sì, ma questo siamo già d'accordo con loro. Sì, se si può, abbiamo anche una parte di risorse che potremmo destinare. Però bisogna capire se giuridicamente riusciamo a fare. Non è un problema di persone che restano a casa, è un problema. Funzionalità dell'esercizio. Adesso cosa succede per le altre due? Facciamo per il 4, giusto? Non credo proprio perché con Savona ieri ci hanno mandato le prime osservazioni, ieri mattina mi sembra, quindi... Come si fa con un decreto del Presidente? Noi pensiamo di farlo con un decreto del Presidente, considerato che, visto che la legge prevede dal 1 luglio, quindi noi esercitiamo le funzioni e il personale verrà trasferito, l'urgenza è inevitabile. Quello possiamo valutare, comunque la ratifica poi non toglie niente, valuteremo. Siamo le poche regioni che hanno fatto la legge, questi quindi poi quanto sono fatto 5 che hanno fatto la legge. Sì, mi pare che adesso sono 5. Ringraziare tutti, in particolare il bello di noi, sono occupate con diciamo ancora più tutti. Sì, tutti i suoi collaboratori, collaboratrici. Sono stati ieri sera a Imperia e ho visto che c'era molta interessante. Ma hanno dato quel tempo, insomma, lì hanno sicuramente mai di mese, ma neanche un mese. Sono stati qui dal mattino alla sera, quasi tutti i giorni. Ha conosciuto bene il sindaco di Cesare. Sì, con lui personalmente sempre. Insomma, esperto. Va bene, dai, adesso naturalmente la prima delle altre due, ma la strada è tracciata, perché non è che possiamo fare diverso. Bisogna capire cosa c'è il prossimo anno, ma quest'anno siamo ancora tranquilli. Siamo tiratissimi con il bilancio, molto tirati, però facciamo ancora. Va bene. Se avete cose, osservazioni, richieste, vi sono tutti contenti, no? Sì. Direi proprio di sì. Hanno provato ancora a mettere un po' di dubbi dall'altro lato, insomma. Sì, ragazzi, sono contentissimi. No, dall'altra parte politica, non ho detto niente. Questo mi è chiaro. Posto il Presidente, se possiamo mandare la copia. Sì, adesso appena abbiamo... se mai gliela mandiamo senza il numero, non c'è niente, no? Scrivere. Ti ha provato e lo posso scrivere, no? Non è niente di... Non lo vuoi fare comunicare? Sì, sì. Mi abbasso. Sì, mi ha solo chiesto di fare una sorpresa. C'è fra me. Ha già fatto per pagare. Ragallo è... No, sai, Presidente, non è candidato, è diverso. Sì, ce l'ha candidito, però ho appena visto il punto. Ah, no, ho visto che ha schiacciato il dito. La delibera, la cosa è la delibera, Prima. No, la provincia. Quella di Imperia. Sta presto. Quindi è fatto partire prima che... Questo certificato. Poi l'abbiamo aperto, ma anche il testo. Sì, lo mandiamo. No, non c'è un po' di niente. No, non c'è un po' di niente. Allora,
Io bravo, una cosa politicamente complicata, però quello che posso fare non si sa. Però qui è uno che si dedica. Come vi ho detto, una sera a cena, pubblicamente, lo speech pubblico, il primo e ultimo presidente di sinistra pubblica. Va bene, dai. E poi il rendiconto del DDL, il rendiconto generale dell'amministrazione della Regione Liguria per l'esercizio finanziario 2014. Sì, 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 questo ma è così. Avete altro completo finito? Allora, basta? No, quella va la prossima settimana. Sì, sì, sì. Okay. Sono finite quelle intese, sì, sì, però sì. Possiamo spendere. Sì. Poi c'è da vedere chi va gli ultimi appuntamenti, che possiamo farla nella nostra vita. Allora, ci sono gli ultimi avvenimenti dei prossimi giorni, ci vediamo un po'. 5 giugno prossimo alle 9.30 presso la caserma di Vittorio Veneto, dove c'è il batto del 200.000 annuale alla Fondazione America di 5 giugno.